Picci, cosa si prova a segnare? Cosa si prova a segnare un punto? È bello, l'importante era per noi per riagganciare la vetta e la classifica. E mi pare che col 3-0 l'abbiamo riagganciata bene. Sì, no, l'abbiamo riagganciata, l'importante era riagganciarla, poi dopo il 3-0 è venuto a coronamento. Non senza una grandissima emozione avere qui a fianco a noi il nostro mitico Silvio Picci. Non si può dire neanche che ruolo ricopriva, perché poi li faceva tutti. Oggi si direbbe che sei un esterno di centrocampo. Un esterno, sì. Basso, medio, alto, basso, centrocampo. Medio, alto, ok, sì. Diciamo, quando ti dicono Taranto, la prima cosa che ti viene in mente, il primo ricordo che ti viene in mente, può essere un dirigente, un tuo amico, un calciatore della tua squadra, una donna, no? Lo dicevo prima, no? A Taranto si è sempre vissuto di grandi delusioni, certo, no? Tante. E di grandi gioie, e quindi il ricordo in effetti che rimane sempre è questo rapporto, no? con la tifoseria, che i giocatori più rappresentativi spesso, quando le cose vanno bene, vengono osannati, e quando vanno male sono i primi ad essere usati, tra virgolette. Quindi io ho vissuto per molto tempo questa dimensione, però dicevo anche prima che il ricordo è veramente, cioè il rapporto è stato veramente intenso, insomma, ricambiato, ecco, l'intensità, certo. L'intensità. Ti avranno fatto tante volte anche la stessa domanda: le partite che ti ricordi di più, ovviamente le vittorie più importanti, quali ti vengono in mente per te? No, in effetti la partita, il famoso 6-4 di Trieste, in effetti sono rimasto anche nel mio ricordo, ci sono gli spareggi, no? Perché quello è stato un anno difficile, perché intanto veniva su dalla C1, no? E quello era un anno della Serie B dove la salvezza, certo, la facemmo 12 punti nel giro di andata, esatto, 21 nel giro di ritorno, sarebbe stata fondamentale, no? E quindi lo spareggio in quel momento lì era pericolosissimo, insomma, no? Perché, giusto? Sì. Però siamo arrivati con una grande condizione fisica. E poi mi ricordo, e quello non lo dimenticherò mai, ora, la festa in piazza, certo, dopo gli spareggi. Ora non mi ricordo il nome della piazza. Piazza Ebalia. Non mi ricordo. Piazza della Vittoria. Piazza Immacolata. Piazza della Immacolata. Mi ricordo che ci avevano montato un palco in pratica non abbiamo toccato terra per arrivare a quel palco, quindi insomma, no? Segui ancora le vicende del Taranto? Qualcosa so, perché ogni tanto incontro qualcuno di Taranto che vive da queste parti e mi tiene in forma. Sì, te hai giocato con tanti giocatori a cui noi siamo legati, per citare Maiellaro, De Vitis, che ricordi hai dei compagni di quegli anni lì? Ancora ti senti con qualcuno di loro? No, sentire non mi sento, però erano squadre che probabilmente hanno raggiunto risultati a parte la vittoria del campionato C1, ma in Serie B per la qualità dei giocatori si sarebbe potuto, no? Certo. Ci saremmo aspettati tutti quanti, no? di fare qualcosa di più, perché poi dopo è tutta gente che ha giocato, vedi Maiellaro, De Vitis, in categorie superiori, Biondo. Senti, siccome è passato alla storia una leggenda, il gol, il 6-4 di Trieste, sì, possiamo sentire dalla viva voce di chi forse fece il gol più bello in quel 6-4 lì? Se ti ricordi l'azione, ce la puoi descrivere? No, me lo ricordo. Perché faceste un recupero eccezionale, veramente. Me lo ricordo perché l'ho vista, l'ho anche rivista su YouTube.
facesti un allungo incredibile, cioè recuperasti un pallone. In pratica il libero della Triestina si era un po' addormentato, e io ho avuto la capacità di leggere questa, no? Che si stava un po' addormentando. E allora sono partito. Quello fu il gol del vantaggio o del pareggio? A velocità, non mi ricordo. Una partita proprio. Ho dribblato anche il portiere. Non ce lo ricordiamo. La terza rete del Taranto. Pezzella concede il vantaggio su Paolucci e contro l'inserimento di Picci la difesa alla bardata non può fare nulla. Vogliamo chiedere qualcos'altro? Ok, allora niente, noi ringraziamo Silvio Picci, che sicuramente per noi, diciamo, della mia generazione, che mia generazione, anni 70, 80, cioè della nostra generazione, e tra i giocatori migliori che sono stati a Taranto. Quando eravamo, diciamo, bambini. Sinceramente, che l'emozione è grande nel rivederti io qui. Io vi ringrazio, però sono davvero indimenticato. Grazie Silvio. Grazie. Per Agostini, molto bene. Il cross, Picci, gol! 2-0! Picci! Tripudio sulle tribune dello stadio Erasmo Iacovone e il gol della certezza. 2-0 per il Taranto, e c'è grande euforia sugli spalti dello stadio Erasmo Iacovone. È una gran festa incredibile quello che vediamo, pubblico veramente eccezionale questo pomeriggio. Keeping back.